Alle sembianze di un vero e proprio spareggio salvezza, il match di questa sera della Banca del Casteramo, che alle 20.30 ospiterà la Enel Brindisi. Per i biancorossi di Ramaglie non potrebbe esserci momento migliore per centrare la prima vittoria interna stagionale. Le due squadre sono appaiate all'ultimo posto a quota 4 punti. È vero che siamo ad un terzo della stagione, ma la sconfitta peserà molto su classifica e morale di chi la subirà. La vittoria d'altro canto permetterebbe comunque di avvicinare la soglia salvezza, dato che il campionato propone altri scontri diretti tra le 4 squadre a 8 punti. Roma-Sassari e il derby Avellino-Caserta, e due di loro a quella quota ci resteranno. Snodo dunque cruciale per la stagione di una Banca d'Ercas che si sta aggrappando con unghie e denti alla 1, avendo compiuto due imprese esterne che alle rispettive vigilie sembravano non pronosticabili, Avellino e Varese, ma ora deve uscire fuori il fattore campo, imprescindibile ai fini della risalita. Purtroppo, copione più volte visto in stagione, Teramo non arriva al meglio all'appuntamento. Il neoacquisto Rodrigo Della Fuente sarà a disposizione, ma avendo un solo allenamento con la squadra, quindi con tutti quei problemi di intesa che cercherà di superare dall'alto della sua esperienza. È in dubbio Drake Diner, vittima la scorsa settimana di una distorsione alla caviglia, ma stringendo i tempi non potrà mancare all'appuntamento, complice l'addio definitivo a Blake Ahern, altrimenti Ramaglie sarebbe in crisi nel pacchetto esterni. Partita con buone ambizioni, si ritrova nei guai anche l'Enel Brindisi, che anche lei deve cercare di sfatare un tabù. Mai vittoriosi pugliesi, lontani dal Pala Pentassuglia, l'ultima scoppola il meno 23 di Cantù. Una brutta situazione di classifica, esasperata dalle ultime tensioni tra il presidente Corliano e coach Perdichizzi. Quest'ultimo rischia molto in caso di sconfitta. Pienamente recuperato Robertson, l'americano chiamato a gettone per sostituire Morrò. Talento non manca, coi vari Dixon, Diavara, Touré, Leng e l'ex rosetano Maresca. Teramo si aspetta gran sostegno dal pubblico del Palasca, previsto in presenza massiccia. Appena 50 italiani disponibili per Brindisi. Arbitri Facchini, Gian Santi e Pinto.